Non sentiamo niente. Allora, buonasera, buon concerto, benvenuti a questo spettacolo, le cui finalità mi sono state dette ormai più volte. Abbiamo iniziato con due brani che abbiamo eseguito in rapida sequenza. Il primo brano l'abbiamo scelto appositamente perché è in tema con la serata, si chiama Verità della canzone, ed nasce, trae spunto da una breve frase del Convivio di Dante, dove si parla appunto della verità in alternativa alla menzogna, e Dante lì esprime poi tutto un concetto di giustizia universale, quindi diciamo è in tema con questa serata. Il secondo brano invece è un brano che si chiama Nero Sparviero, dedicato a un ambiente particolare del Molise, che è l'area delle Mainarde, importante non solo dal punto di vista naturalistico, sapete che fa parte del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise, quell'area lì, ma è importante anche dal punto di vista musicale, perché ci sono paesi come Scapoli, Castelnuovo, al Volturno, dove si costruiscono e si suonano zampogne e ciaramelle, che sono poi gli strumenti etnici più significativi della nostra cultura. Il brano che vi proponiamo ora è un brano invece che si riallaccia alla leggenda iniziale che vi ha letto Emilia Viturno, L'amor cantato, questo mito sulla fondazione del Molise, anche sull'origine del nome Molise. Tutta la vicenda è in chiave amorosa, ma anche in chiave transumante, per così dire, parla di pastori, di transumanza, di pecore. Come il brano che vi proponiamo ora, probabilmente è la più bella canzone della transumanza molisana, in assoluto credo, non ce ne sono poi molte, è un canto d'amore che i pastori cantavano al ritorno dalla Puglia. Arrivavano in paese, quel che aveva rattristito era che erano stati lontani dagli affetti familiari, in particolare dalle donne amate. Allora le donne uscivano al loro incontro e si cantava questa canzone. Il brano si chiama Ritorno dalla transumanza. Thank you.
Era sospiro di te, era
Salutiamo gli italiani nel mondo che ci dicono che stanno guardando alla grande. Grazie a tutti. Parla di un episodio dell'infanzia di Gesù, questo è un brano a tema religioso molto particolare, e la canzone racconta quel che poi è una leggenda che si trova in uno dei Vangeli apocrifi e trae spunto dall'episodio della strage degli innocenti. Quindi Erode manda i soldati ad ammazzare tutti i bambini, come sapete, di sotto di 2 anni, si voleva sbarazzare del bambinello in pratica. E questa canzone racconta proprio quel che accadde in quel frangente. Accadde che la Madonna, secondo la leggenda, secondo la canzone, prese il bambinello, cercò riparo nella fuga, avvolse questo fanciullino nel suo manto e scappò. Scappò per far perdere le proprie tracce ai soldati che l'avevano in un primo momento inseguito. Riesce a scappare e si trova a dover attraversare un campo di lupini, dice la canzone. In questo campo di lupini la Madonna deve attraversare il campo e chiede ai lupini di collaborare in qualche modo. Dice: non fate nessun rumore, perché se fate rumore attirate l'attenzione dei soldati che prima mi inseguivano, che probabilmente poi vi vedranno di me e continueranno ad inseguirmi. I lupini invece proprio quello fanno, tradiscono la presenza della Madonna e del bambinello. Mentre la Madonna corre in quel campo, cominciano a muovere le proprie fronde. Piano piano cresce questo fruscio sempre più, diventa un rumore. A quel rumore le guardie di Erode, i soldati di Erode si girano, vedono la Madonna che scappa e riprendono l'inseguimento. Dice questa leggenda del Vangelo apocrifo e la canzone, dicono che in quel momento Gesù bambino maledisse il lupino: tu sarai un frutto sempre amaro, amarognolo. La Madonna continua la corsa e dopo un po' si trova vicino a un albero di pino. Si trova vicino a questo pino, stavolta chiede aiuto al pino. Dice: pino, il lupino mi ha tradito, aiutami tu. L'albero apre le proprie fronde, richiude i rami, nasconde, cela completamente la Madonna e il bambinello, passano di corsa. I soldati non vedono nessuno, così dice la canzone. La Madonna e il bambinello sono salvi. In quel momento, conclude la leggenda, Gesù bambino toccò con la sua mano l'albero di pino, che da quel momento divenne l'albero sacro. Gesù bambino. No, no, no.
vecchio Mariano lo darò. Canzoni dialettali, ha lavorato soprattutto negli anni 20, diciamo, è morto nel 35. Verso la fine della sua vita compose alcune canzoni che sono diventate patrimonio collettivo popolare, tra cui una che si intitola La Curacchiera. La Curacchiera sarebbe la ragazza del Codacchio. Il Codacchio è un rione del centro storico di Isernia, dove per tradizione si è sempre detto ci fossero le ragazze più belle della città. In particolare questa curacchiera, dice nella canzone, si chiamava Antonella, ed è che a questa fanciulla, evidentemente bella, che aveva voluto questa canzone a tema amoroso, che ha dei versi di un lirismo veramente molto raffinato. Alcuni anni fa Nicola, il nostro chitarrista, ha ripreso questa canzone, l'ha rimusicata e l'ha trasformata in una bellissima serenata che è quella che vi proponiamo ora. Cent'anni fa, Cavaballa Serne, chiesa la Curacchia, Donatella, la più bella quatrana del Vic, canta e fa rubezziglia e da ruballone. La Curacchiera canta e fa rubezziglia. Fare vaziglia e canta. Che bella voce che te, che bella mano che te, la curacchiera, che è una manella che pare nuciola, se ti accarezza te la saladura. Thank you.
sono innamorato da una curacchiera. Si chiama Donatella Rubarre. E come un giardino a primavera, e te certo che fa perdere. La casa sera faccio fuori, vero prima sola che russi, pure l'usciola canta sola sola. La ninna nanna per la fa dormire. Siete la torre di cento giardini, bastava gli uomini a via Canale. C'è via mazza questa cura che è. Ed è un romanzo ambientato quasi completamente a Calena. Calena è ambientato nel romanzo che Iserna, la città di Iserna, varie descrizioni lo confermano, la citazione più volte, ad esempio, della Fontana Fraterna e altro. Il protagonista di questo romanzo è un giovane ventenne che, di nome Luca Marano. Luca Marano darà la propria vita portando al fianco dei contadini, appunto per quelle terre, le terre del Sacramento, che erano terre di un ex feudo religioso. Il messaggio di Iovine, questo romanzo appunto,
legame alle terre, credo che si rifaccia anche al messaggio di questa sera. Vedete alle mie spalle questa frase che ormai per giorni sui giornali, sui manifesti avete visto, letto: questa terra deve vivere, stiamo anche noi lottando come Lugamarano per la nostra terra. Terra del Sacramento.
Allora, ci troviamo in questo teatro, qualcosa anche su questo teatro che è stato inaugurato negli anni 20, 25 se non erro, 26, un anno del genere, che contiene un sacco di cose belle, di bellezze. In particolare questa sera vorrei richiamare la vostra attenzione sugli affreschi di Delisio. Del foyer, forse qualcuno si è fermato un attimo a guardare, ci sono delle immagini bellissime che sono immagini che si rifanno anche un po' al discorso nostro, perché sono immagini di cultura contadina, pastorale, marinara anche, quindi diciamo costumi, donne in costume, scene di suonatori di zamponi, d'organetto, di tamburello, c'è una bellissima fanciulla che pesca, raccoglie delle conchiglie su una spiaggia, diciamo il mondo popolare, l'atmosfera folclorica della nostra terra. Però c'è anche di più, c'è il soffitto di questo teatro, forse qualcuno lo può illuminare un attimo, no, difficile, e dove è raffigurato il trionfo dei Sanniti, gran parte dell'affresco, diciamo, è il cielo, una parte vuota, libera, proprio per questo dà il senso di libertà, ma la parte, la base di questa raffigurazione, si vede un condottiero, un eroe sannita, giunge, cioè il trionfo di questo eroe, viene salutato da fanciulle, da donne che suonano degli strumenti musicali, che lanciano dei petali di fiori verso questo loro eroe. C'è un tempio, è un tempio pagano, un tempio italico, con le nostre divinità, le ex divinità di quel tempo, quindi un'immagine molto molto bella. C'è soprattutto sullo sfondo una catena montuosa delle montagne, quelle sono le montagne del Matise. Noi abbiamo composto una canzone che un po' si ricollega a questo affresco. Non l'abbiamo fatto di proposito, l'abbiamo già fatto prima di studiare forse quest'opera di Delisio. La nostra è un'ode al Versacrum. Sapete il Versacrum, questo rito secondo cui i giovani Sabelli sarebbero scesi verso il centro meridione d'Italia per fondare nuove colonie, fare nuove famiglie soprattutto, si fermarono, secondo il mito come raccontato, scesero seguendo un bue totemico, il Bostaurus era l'animale totemico dei Sanniti Pentri, così come il picchio era dei Piceni, come il lupo era, Irpos era degli Irpini, il nostro animale totemico era questo toro, questo bue sacro, seguirono questo bue. Questo bue giunse alle pendici del Matese, quindi questa catena montuosa molto importante, e c'era il fiume Bifero, sapete che il Bifero nasce lì, aveva sete questo bue e si ginocchiò per bere. Questa genuflessione fu vista come un segno divino. I giovani Sabelli si fermarono lì e dissero: qui dobbiamo fondare la nostra nuova colonia, la nostra nuova capitale, e infatti fu chiamata Boiano, da Bove. E nacque così il Sannio. Facciamo questo brano, che è una grossissima struttura musicale, la composizione musicale è di Piero, questo brano che un po' compendia il progetto musicale del nostro gruppo. È un gruppo che propone sonorità che sembrano lontanissime. La zampogna è uno strumento che ha 2000 anni, la chitarra elettrica è uno strumento che ha 70-80 anni. Noi abbiamo cercato di suonarlo insieme, ma coniugando questa musica in un modo, speriamo, quasi perfetto, speriamo di esserci riusciti, e questo viene fuori anche in questo brano. La zampogna e la chitarra elettrica si inseguono un po'. Il testo è un testo in italiano e ricordano gli elementi che vi ho appena segnalati: il toro, la preghiera verso le divinità sannite, questi giovani che percorrono questo tragitto. In italiano ci sono però delle parole in latino che ve le voglio anche menzionare: sacrum ver, cioè il versacrum, taurus os, il bue totemico, tifernus, che era il nome latino del bifernum, e deorum os, la montagna degli dei. Facciamo il brano che si chiama Virtù Sannita.
che se ne fanno a atmosfere fiabesche, soprattutto il secondo, quello che faremo appena dopo il prossimo, si intitola La pena del pavone ed è una fiaba bellissima, antichissima, che è il caso di raccontare, ve lo racconta in due parti perché non è proprio bellissima. Infatti il titolo originale di questa fiaba era 9 ore e 23, però io c'ho solo gli ultimi 3 minuti. Scherzi a parte, la fiaba è una fiaba bellissima che si ritrova in molte culture regionali, ma una delle varianti di questa fiaba più affascinante è sicuramente quella molisana. La fiaba, il racconto più o meno è questo: c'è un re, questo re ha 2 figli, questi figli crescono e diventano per carattere e comportamento molto diversi. C'è il primo figlio che è cattivo e arrogante con tutti, il secondo sempre buono e onesto, quindi il buono e il cattivo. Il re si fa vecchio e vuole lasciare il trono. Deve scegliere chi fra i 2 figlioli sarà il successore e guiderà quel regno. Allora cosa fa? Chiama i 2 figlioli e dice: figlioli miei, dovete superare una prova. Chi supererà questa prova impegnativa sarà il mio successore. La prova consisteva nel trovare uno scrigno dove era stato nascosto e chiuso una penna di pavone, che era il simbolo del casato di questo re. Lui aveva fatto nascondere questo scrigno in un luogo segreto. Domattina partirete, disse il padre ai figlioli, prenderete un cavallo ciascuno, delle monete, e andrete alla ricerca di questa penna di pavone. Avete 2 mesi di tempo per farlo, tornerete qui, chi avrà superato la prova, avrà compiuto l'impresa, per così dire, sarà il mio successore. E così accadde. Il giorno successivo, all'alba, i 2 fratelli prendono ciascuno un cavallo, prendono un po' di denaro e partono, fanno una giornata di viaggio insieme. La sera si fermano in una locanda. Questa locanda stava in un posto particolare che si chiamava Fonte del Duce. C'era un prato con questa locanda, si fermano lì, cenano e vanno poi, decidono di dormire. La mattina successiva si separano, ognuno farà la sua strada, farà la sua ricerca, ci vediamo in questo stesso posto il giorno precedente la data fissata da nostro padre. E così viaggiano. Il primo, quello cattivo, usò male i soldi, perché andò a donnacce, andò a giocare a dadi nelle taverne, si ubriacò, quindi perse tempo e perse denaro e non riuscì nell'impresa, non trovò nulla. L'altro, il fratello buono, invece, usò il denaro per cercare informatori e informazioni e alla fine, dopo varie peripezie, trova questa penna di pavone, trova lo scrigno con la penna di pavone, prende e fa per tornare al castello. Si fermano entrambi in quella stessa locanda dove avevano dormito 2 mesi prima, si siedono, cenano e si scambiano i ricordi di quelle giornate. Il primo dice: non ho trovato nulla, ho usato male i soldi e il tempo. L'altro dice: no, la penna l'ho trovata io. Apre lo scrigno e fa vedere anche la penna di pavone. Decidono di dormire, ci dormiamo qui, domattina torniamo al castello. Vanno in camera da letto in quella locanda per riposare, dormono. A metà della notte il fratello cattivo si sveglia, pazzo di odio e di invidia per l'altro, prende un coltello, taglia la gola al fratello, lo ammazza, ruba lo scrigno con la penna di pavone, prende il corpo del fratello, lo trascina giù, va in quel prato della Fonte della Luce, scava una fossa, vi butta il corpo del fratello, richiude la fossa, torna in camera, finisce di trascorrere lì la notte, la mattina si alza, va dal locandiere, paga, dice: mio fratello è già partito, pago io anche per lui, e torna al castello e va dal re. Dice: padre, sono io che ho trovato la penna del pavone, di mio fratello, dell'altro fratello non so più nulla, ci siamo separati il giorno seguente alla nostra partenza, abbiamo preso strade diverse, non so che fine abbia fatto, comunque la penna ce l'ho io. Re e regina festeggiarono il ritorno di quel loro figliolo, attesero per vari altri giorni il ritorno dell'altro figliolo, a un certo punto cominciarono a rassegnarsi, la regina cominciò quasi a piangerlo morto.
mi fermo qui, facciamo una canzone e poi vi racconto il resto. In quel prato andò a pascolare il suo gregge un pastore. Il pastore aveva un cane, il cane girò nel prato, a un certo punto sentì qualcosa col suo fiuto e scavò con le zampette e vedevano fuori delle ossa, e il pastore pensò che quello fossero resti di qualche animale, qualche capra, qualche pecora, qualche bue. Siccome era usanza fare dei bifferi anche con le ossa di animali, scese un osso, lo forò con dei buchi e costruì un biffero, un flauto. Volle provare questo strumento, fece delle note, 4-5 note, e sentì improvvisamente venire fuori da quel biffero una voce, e questa voce cantò più o meno queste parole:
O pastore che a mattina tiene stritta in un molassa, che per una penna di paura, frate è stato con traditore. Mi ha ammazzata la fonte e non c'è, frate è stato con traditore. Il pastore rimase meravigliato, incredulo, dice, che magia, ma questa cosa è successo? Provò a risuonare, risuonò, venivano fuori 4-5 note, poi di nuovo la voce che ripete, o pastore, eccetera, eccetera. Disse, questa non è una cosa che io posso comprendere, sono un umile pastore, porterò questo flauto, questo piffero al re. Andò al castello, chiese udienza dal re, ma il re non c'era, era in riunione. Allora chiese dalla regina, fu introdotto dalla regina e raccontò quel che gli era accaduto. Disse, regina, io le lascio questo flauto, questo piffero, solo voi forse potete qui capire, c'è qualcuno qui in questa corte, in questo castello, che può capire la magia di questo strumento. La regina non credette assolutamente alle parole di quel pastore, però accettò quel dono, prese lo strumento e il pastore andò via. Rimasta sola in camera a attendere il re, la regina ripensò a quel che aveva udito da quel suo suddito, prese il piffero e lo suonò. Fece 4-5 note e poi si udì la voce venire fuori dal flauto che disse, mamma bella, che a mano mattina tiene una stritta e non la sa, che una penna di pavone, frate me stato un traditore, mi ha ammazzata la fonte di noce, frate me stato un traditore. La regina riconobbe immediatamente quella voce, la voce dell'altro suo figlio, quello che non era tornato e che credevano morto, capì che era stato ammazzato dal fratello, pianse, si disperò e mentre piangeva sopraggiunse il marito, il re. Trovò la moglie e dice, perché piangi, perché ti disperi? E la moglie raccontò del piffero magico, del pastore, di come aveva suonato, che poi lei stessa aveva provato quel flauto. Anche il re rimase incredulo, non poteva credere a quelle parole. Allora la moglie disse, prendi tu il flauto, suona e vedi cosa accade. Il re suonò, dopo 4-5 note, udì una voce che cantò. Padre bella, che a mano mattina tiene stritta e non me la sa, che per una penna di pavone, frate mi è stato un traditore, mi ha ammazzata la fonte di noce, frate mi è stato un traditore. Il re capì che la regina aveva detto il giusto, capì cosa era accaduto, che un fratello aveva ucciso l'altro fratello, piansero entrambi, disse, abbiamo un figlio assassino e un assassinato, però non diciamo nulla, dovrà da solo scoprirsi questo nostro figlio, dovrà dire a tutti quel che ha commesso. Nel frattempo era accaduto che questo giovanotto che era tornato con la penna di pavone aveva deciso anche di sposarsi e si era quindi fidanzata con una principessa di un regno vicino e proprio in quei giorni doveva svolgersi la festa di fidanzamento. Tutto era organizzato e il re chiamò i musici che avrebbero dovuto suonare dopo il banchetto di fidanzamento e aprire le danze successive al banchetto, chiamò questi musicisti e disse, quando vi farò un segno convenuto, voi suonate male, in modo da irritare tutti i presenti, fate così, non vi preoccupate che ci penso io. Si fece la festa di fidanzamento, si banchettò, si mangiò, dopo il banchetto si aprirono le danze, i musici cominciarono a suonare, tutti danzavano, ballavano. A un certo punto il re fece il segno convenuto e quei musicanti, quei musicisti cominciarono a suonare scordato, male, tutto. E quindi il principe si irritò, disse, ma cosa state facendo? Mi state rovinando la festa, mi rovinate questa festa di fidanzamento, non sapete fare niente. Siccome era anche presuntuoso, disse, datemi gli strumenti, vi faccio vedere io come si suona. In quel momento intervenne il re, disse, figliolo, se davvero vuoi suonare, suona questo flauto, ha portato giorni fa un tuo suddito, un pastore, per fartene dono per il tuo fidanzamento, è una cosa umile, come umile quel pastore, però accetta. Il principe prese il flauto e disse, mi faccio vedere io, volle suonarlo e così davanti a tutti, la corte era piena, suonò il flauto e venne fuori una voce, era la voce del fratello che cantò e disse, frate bella, che a mano mattina tiene una stritta e non me la sa, che per una penna di pavone tu ci state lo traditore, mi ci è ammazzata la fonte di noce, tu ci state lo traditore. Quel giorno fu preso dalle guardie, fu condotto dalle galere dove fu lasciato morire di fame e di sete, la pena del paura.
una giustizia soprannaturale che va anche oltre la giustizia degli uomini. Ok, proseguiamo.
dire che sto bevendo, che bevo, si chiama Spremuta di un signore, forse qualcuno lo conosce, lo sono tutti cantanti forse. Concludere il concerto, volevo però presentarvi i musicisti del trattore, questa performance di oggi 19 febbraio. Allora, lì in fondo alle tastiere Enzo Di Rozzo, qui al mio fianco, alla mia sinistra, al basso, Alfonso Guglielmi. C'è la nostra locomotiva alla batteria, Roberto Petrocelli.
poi lì in fondo c'è la musica fatta buono, si chiama Piero Ricci, Zampogna. Poi qui alla mia destra, tu sei alla mia destra, chitarra e voce, questa bellissima voce, questa canzone che vi ha cantato prima Nicola, Buzzucchi, chitarra acustica, chitarra elettrica, Nicola Iorio. Poi abbiamo la Giuventi, questa sera al suo esordio con noi, una sorta di battesimo musicale, almeno per quanto ci riguarda. Al violino Valeria Pietranca. E poi ci sono io alle corde vocali Mauro Pelli. Allora facciamo la canzone dei 12 mesi che si ritrova in vari carnevali molisani, ce ne sono almeno una dozzina di carnevali dedicati ai mesi dell'anno. È più famosa anche quella di Campobasso, di Cercipiccolo, di Bagnolo del Trigno, ma tanti altri. Facciamo questa canzone che scorre una sorta di almanacco popolare, ci sono i vari mesi con le varie caratteristiche di ogni mese, quindi ottobre con l'uva, novembre con la semina, gennaio col freddo, eccetera, eccetera, luglio con la raccolta del grano, eccetera, eccetera. Canzone dei 12 mesi.
Gioielli è un re. Tra gli affreschi di Teresa di fuori c'è anche, come ho detto prima, una fanciulla che prende e raccoglie le conchiglie sulla spiaggia. Secondo lui la sarebbe Sevilla. A Sevilla è legato un altro momento di fondazione molto importante, lo sto per raccontare questa sera. Ma menziono solo questo mito e questa fanciulla perché facciamo un brano che è appunto una marinaresca, canto dei pescatori, canto d'amore. Thank you.
un'ultimissima cosa per salutarci, dica siamo tutti, non ho parola per questa manifestazione, siamo stati felicissimi, onorati di essere stati chiamati qui su questo palco a suonare per questo evento. Menziono il presidente di Giacomo, volevo menzionare anche Sara Ferri che si è data da fare tantissimo, tantissime altre gente. Potremmo fare un elenco lunghissimo, Fabio Amelli che ha lavorato per i primi, ma tutti voi che siete qui presenti, siete presenti non solo per noi ma soprattutto perché dobbiamo difendere davvero le istituzioni, dobbiamo difendere questo nostro territorio, tutta quella che è anche la nostra cultura. Noi cerchiamo di fare cultura musicale, tutto questo teatro richiama più aspetti della cultura, abbiamo parlato prima della pittura, un teatro piccolo ma bellissimo, c'è la nostra storia, i Sannini, quindi credo che sia stata una serata davvero molto bella per noi, davvero davvero speciale. Vi ringraziamo, vi abbracciamo tutti, vi lasciamo con questa cosa. Yeah.